Vi seguo con molta attenzione, non solo io che ho avuto un po' il coraggio di telefonare, ma tanta gente che ha l'orecchio sull'attenti. Grazie Vittorio, Ciao, ciao, ciao. Auguri. Pronto? Adesso ti metto in linea, ciao Marco. Sì, buonasera. Chiedo scusa ma mi sono sintonizzato da 5-10 minuti, quindi ho perso un po' tutta la lettura che avete fatto. Per curiosità mi interessava così sapere cosa avete letto, però volevo chiedere una cosa, va in riascolto la vostra trasmissione? Sì, no, non so se va in riascolto, noi l'abbiamo stiamo registrando, una cassetta, però. Però non va, non credo che vada in riascolto. Ecco, vabbè, so che alle volte così, mi spiace perdere, perché sentire... Marco, scusa, dimmi. Ma potrei richiedere una cassetta anche presso l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti a Marostica? Ah, ho capito. A casella postale a Marostica. Magari mi sarebbe più comodo lì a Gamma 5, non è che lasciate... Sì, no, ma al limite te la procuro io se ci si tiene. Sì, guarda, problemi, sì. Guarda, ecco, visto che non vai gratis, non ci sono nessunissimo problema. Se mi dici registrami la cassetta, te la do, insomma. Sì, di quello che avete fatto, di quello che avete letto. Sì, sì, sì. Ecco, una cosa volevo dire, visto che qualcosa sono riuscito a afferrare di quello che avete probabilmente letto. Io mi chiedo una cosa, perché Gesù Cristo, visto che è un personaggio chiave, no? E addirittura il capo di della più grossa religione che c'è, no? Non ha mai scritto niente durante la sua vita. Marco? E sì che era dottissimo perché ha insegnato ai dottori nel tempio quando aveva circa 10-11 anni che Marco, se lo sono perso per strada i genitori. Scusa Marco, posso interromperti un attimo? Dimmi. No, io volevo dirti questo, di Gesù farà parte di un'altra trasmissione. Ah, ho capito. Noi stiamo parlando della descrizione biblica del Dio biblico. Sì, sì, sì. Capisci? Sì. Cioè, di Gesù ne parliamo in un'altra trasmissione con... Sì, sì, capisco. Con la citazione. No, ma visto che parlavate di Vangeli eccetera, poco. No, abbiamo citato, vabbè, c'è stata sì, una citazione di Fuma. È stata così una piccola deviazione. Poi volevo dire una cosa, sentivo parlare anche di droga, no? Ma voglio dire, quella signora che diceva, come mai, dice, mi sembra che la droga sia un fatto contemporaneo. Ti spiego io, Marco, la faccenda dell'oppiacei l'ho tirata fuori io, perché nella stregoneria moderna si sta formulando l'ipotesi che l'uscita di Abramo dalla Mesopotamia e il suo patto con Dio sia dovuta a un'intossicazione da oppio, da sostanze oppiacee. Sì. Siccome noi non abbiamo prove per questo, però siccome il papavero da oppio era coltivato e usato proprio nell'alimentazione in Mesopotamia. Beh, non so se era nell'alimentazione, ma questo è verissimo, sai, perché io ho letto sul Sole 24 Ore, che tra l'altro una gentile signora mi ha procurato un articolo, dove appunto si parlava e si metteva in crisi la Bibbia come libro profetico, perché molti anni prima, 2-3 mila anni prima, in quelle regioni proprio della Mesopotamia, esistevano delle civiltà dove avevano raggiunto come culto, come religione, eccetera, una grandissima importanza, avevano raggiunto così l'importantissima importanza delle profezie, avevano dei sacerdoti addetti appunto a questi incontri con il Dio, se vuoi, no? E dopo pari pari gli ebrei che hanno purtroppo vissuto in quelle regioni hanno assorbito queste culture, queste religioni. La Bibbia quindi hanno trovato ad Ugarit, in una città, delle tavolette di una biblioteca e in quelle tavolette addirittura ci sono dei racconti dove la Bibbia li ha ripescati e riportati uguali identici, quindi quel profetismo che si voleva dedicare alla Bibbia e anzi i critici e anche gli storici che sostenevano e asserivano che la Bibbia non era l'unico libro che si poteva dire profetico, sono stati smentiti da questi ritrovamenti. Ma è stato ritrovato anche la storia del diluvio universale, già a Babilonia? Sì, 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 no, beh, era già stata scritta molto tempo prima. Guarda, io ho il libro di storia di mia figlia di prima media, che mi sono meravigliato, l'altro giorno l'aiutavo a preparare le lezioni di storia, e lì c'è, cos'è, Hammurabi, il codice di Hammurabi, cioè, e durante quel tempo che è vissuto Hammurabi, i loro sacerdoti... avevano già conoscevo benissimo quel racconto del diluvio, che poi il diluvio universale sembra che è un'ipotesi, sembra che sia dovuto all'straripamento e all'ingrossamento dei fiumi, perché era una regione molto fertile, adesso esatto, è deserti, esatto. Del Tigre e dell'Eufrate, che probabilmente erano due fiumi che quando andava bene portavano anche dei vantaggi nell'agricoltura, ma quando succedevano un po' dei disastri, e come adesso che vediamo anche Fiumiciatoli si ingrossano e mettono a terra delle città. Volevo dire che appunto durante quei 2-3 mila anni, durante quelle civiltà, i profeti spesso, non proprio i profeti, cioè i sacerdoti che profetizzavano, non proprio loro,
c'erano dei sotto, come si può dire, delle persone meno importanti che anche loro volevano profetizzare, erano sul livello un po' di streghe, che ricorrevano o al vino o alla droga, sì, quindi sì, all'oppio probabilmente, è scritto e riportato in questa cosa. Addirittura Celso, in uno dei passi che Origene ci ha avuto la bontà di mantenerci, dice di essere andato giù in Palestina e lui di aver visto profeti a ogni angolo di strada. Sì, sì, beh, era comune. Anche al tempo di Gesù poi ce n'erano, è sempre stata una caratteristica di quel popolo, del modo di vivere quel popolo. Sì, sì. Addirittura ti dico che ho letto poco tempo fa un testo molto interessante, L'origine dell'umanità, le origini dell'umanità, dove si racconta che nelle grotte, credo che sia in Francia, ma anche giù lì in Etiopia, da quelle parti, hanno trovato, no, gli storici, almeno gli archeologi, non riuscivano a capire come mai trovavano dei disegni bellissimi tra l'altro, ma impressionanti dentro queste grotte, che facevano vedere mezzi uomini, mezzi tori, eccetera, no? Mostruosi, anzi, davano veramente, poi come erano dipinti, davano anche delle suggestioni particolari. E sono arrivati alla conclusione che i nostri antichi progenitori, quindi parlo di 200-300.000 anni fa, dipingevano non sotto effetti di droga, ma prima in un certo senso prendevano delle sostanze, si drogavano in un certo senso, o erano i capi tribù, erano gli stregoni eccetera, erano considerati un po' dei semidei, no? Anche allora nei rapporti sociali di quelle tribù. E poi sotto l'effetto di queste cose loro vedevano, arrivavano quasi all'estasi, no? Vedevano delle immagini e poi una volta che avevano superato la fase ricordavano queste immagini e le riproducevano, le dipingevano. Ecco perché sono immagini che ancora adesso fanno... danno una certa impressione, hanno detto quelli che veramente sono gli addetti ai lavori, no? Guardando queste immagini provano quasi dei brividi, esatto, perché danno delle suggestioni particolari, certo. Ecco forse dove si collega un po' quello che è l'origine primitiva del cervello umano e quello che è il nostro, effettivamente non è cambiato moltissimo. No, ma infatti non è cambiato molto. Ecco, appunto per dirti questi legami che danno delle suggestioni particolari, perché insomma ricollegarci al modo di vita, del pensiero e anche agli stili e alle abitudini di quei popoli di 200-300.000 anni fa, quando forse cominciava, era agli albori la civiltà, e insomma è una... Comunque Marco, se resti in ascolto, sì, noi faremo anche adesso, non so quando, una trasmissione dedicata alle differenze fra l'impostazione del codice di Hammurabi, sì, cioè quando Hammurabi dice io faccio queste leggi affinché il più debole venga protetto dalla prepotenza, certo, più, certo, forte, e invece l'impostazione dei 10 comandamenti. Sì, sì, no, hanno detto che praticamente è una trasposizione, è una, non una ricopiatura, ma c'è un'influenza grandissima, un condizionamento grandissimo nella stesura della Bibbia, quindi nel modo di vita di quei popoli che sono stati i primi padri, i primi profeti ebraici, eccetera, che poi hanno segnato tutta quella che è stata la storia del popolo ebraico, appunto dovuta all'influenza di quella cultura e di quelle religioni di quei popoli, addirittura i cananei, perché in quelle regioni della Siria e della Palestina di adesso, 2-3 mila anni fa, c'erano i cananei. Addirittura pensati che a Abramo, quando è passato, no, è partito dalla Mesopotamia, poi è venuto giù, sì, ha fatto tutta la costa palestinese, eccetera, poi è andato in Egitto, no? Quando si è fermato lì, dove poi è ritornato e lì ha detto che era, lì ha trovato Melchisedec, che era uno dei capi, credo, o un re o un sacerdote di quella civiltà dei cananei, allora, e pensati che Melchisedec gli avrebbe dato del credo, del pane, del vino, dell'olio, no? Simbolo proprio dei riti della religione, probabilmente riti del culto che era in voga nella regione, e Melchisedec gli avrebbe dato quel come si può dire, quel battesimo, quel timbro, no? Per riconoscerlo appunto che lui discendeva. Addirittura poi quando sono ritornati dall'Egitto dopo 200-300 anni, perché sono stati lì dal 1250 e sono venuti via verso il 1900, il 1000 avanti Cristo, quando sono arrivati nel deserto hanno avuto quella famosa crisi che Mosè è andato su a prendere le tavole, loro, il popolo ebraico, aveva fatto il vitello d'oro, che non era proprio il vitello d'oro, avevano tornato ad adorare quello. Era un toro che era un simbolo animale maschile, adorato, sì, esatto, certo, del dio maschile, della fertilità, che certo, era adorato, era il classico simbolo, simbolo religioso di quel popolo che Abramo molto tempo prima aveva conosciuto, era, lì nella zona. Era il Baal dei Fenici. Esatto, il famoso dio Baal, pensate che il popolo ebraico ha adorato fino a 300-400 anni, addirittura dopo che era tornato dall'Egitto quel dio. C'è stato solo un partito del dio Yahweh, solo del popolo ebraico, che è stato intransigente, eccetera, e che poi ha imposto la religione attraverso
la Bibbia, le scritture, eccetera, e ha tralasciato, ma il popolo ebraico era formato da molte tribù e molte ancora restavano attaccate alle riti e alle religioni di quelle. Marco, dobbiamo lasciare spazio ad altre telefonate. Sì, scusate. Buon Claudio ne parlerà più avanti. Senti, temi. Una cosa, dimmi. Tu hai detto che hai visto un articolo sul Sole 24 Ore. Sì. Se ci mettiamo d'accordo che ti do la cassetta a trasmissione, tu puoi farmi una fotocopia di quell'articolo? Guarda, mi dispiace moltissimo, l'ho distrutto perché pensavo quasi che non interessasse a nessuno questa cosa. L'ho letta e me la sono comunque impressa. Comunque ci metteremo d'accordo per la cassetta allora. Mi dispiace, ma ho una gentile signora che me li manda ogni tanto. Perché, va bene. Grazie, comunque ve l'ho detto, preso poco il concetto, grazie. Ve l'ho espresso. Grazie. Era interessante però, se avessi avuto l'articolo ve l'avrei mandato. Va bene, grazie. Ciao. Saluti. Marco, grazie. Pronto? Pronto? Dimmi. Sono Sara da Treviso. Sì. Allora, io non ho seguito tutta la trasmissione, ho sentito solo da quando Abramo si era fatto. Comunque... Oh, ma sembra che sia la cosa che abbia colpito tutti. No, vabbè, faceva ridere abbastanza, ho sentito okay. Dire così. No, volevo chiedere, dato che appunto non ho seguito tutta la trasmissione, se avete, in questa interpretazione della Bibbia, si è tenuto conto che la Bibbia era... si è basata su racconti che, cioè, sono più tradizioni orali, quindi non può essere infallibile, altrimenti si dovrebbe credere che Mosè avesse 400 passa anni. Cioè, o anche, intendo dire, anche sì. Il fatto che sono tutti simboli quelli che sono scritti nella Bibbia. Sì, vuoi che ti risponda adesso o vuoi che finire? No, beh, era questo più che altro, perché non ho seguito tutta la tradizione. Allora, ti spiego, la Bibbia a noi non è che interessi più di tanto. Cioè noi la Bibbia ci interessa in quanto è stato lo strumento attraverso il quale si è imposta una certa ideologia, un certo modo di vivere, una etica, una morale, attraverso il quale si sono sottomesse le persone. La stregoneria e il paganesimo possono vivere soltanto là dove c'è libertà, là dove si può percepire il circostante, là dove non si è costretti a essere sottomessi. E la Bibbia è una lettura della sottomissione e il piacere della sottomissione, il piacere di distruggere il divenire degli esseri. Per questo a noi ci interessava mettere in luce questo aspetto che è sempre stato nascosto. Hai capito? Ho capito, no, perché gli interventi che ho sentito mi sembrava che non tenessero conto di questo, cioè mi sembrava di aver sentito delle interpretazioni letterali della Bibbia. E quello volevo, niente, comunque ho capito, grazie. Sì, siccome quando parla un sacerdote parla della parola divina, sì. Allora a noi ci interessa sapere cos'è la parola divina, qual è, e abbiamo detto questa è la parola divina. Ok, grazie. Okay. Perché bisogna aggiungere anche un'altra cosa. Salutiamo pure le nostre amiche. Ma bisogna aggiungere pure questa cosa, che alle istituzioni come la Chiesa l'interpretazione letterale è stata valida finché è stato comodo per loro, l'interpretazione simbolica è diventato utile quando faceva comodo a loro, quindi anche tutta l'interpretazione del sole che girava attorno alla terra o la terra che girava attorno al sole per la Chiesa era letterale e non per questo, insomma, sono stati fatti processi. Ciao. Sia Galilei che ad altri. Sì, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Dimmi. Mi chiedevo l'autosuggestione umana fino a che punto arriva? Non ha limiti? Penso che quando uno sogna, quello che tocca a me, quando io sogno, quando poi torno a svegliarmi, molto difficilmente riesco a ricordare esattamente il sogno, prima cosa. Se non riesco a fermarlo subito, non me lo ricordo più neanche dopo. Può darsi che ci sia quello che addirittura vede in telepatia tutto, insomma, può darsi. Giampaolo, esistono delle tecniche per ricordarsi i sogni e per lavorare sul sognare? Va bene, punto e basta, lasciamo stare questo qui. Adesso, a un certo punto... Nel sonno, invece, nel sonno, può uno che dorme profondamente, c'è il sonno profondo, no? Può uno che dorme profondamente comunicare con uno che gli sta accanto, che è sveglio? Prova a pensare. A me non mi risulta. Neanche a me. Punto. Questo è un punto fermo, intanto. Quindi l'immaginazione porta all'autosuggestione che è tremenda, uno fa delle cose inimmaginabili e quello che gli sta accanto non si accorge neanche, è vero? Perché siamo a compartimenti stagni, chiusi. È inutile che tu cerchi di entrare dentro di me, se io non voglio tu non entri. Certo. Perché se tu mi porti qui uno che riesce a ipnotizzarmi, io accetto subito, guarda, ma immediatamente, quando vuoi. Tu mi porti un ipnotizzatore che riesca a ipnotizzarmi, se io non voglio lui non riesce. Sei d'accordo in questo? In parte sì. Bene. Ora,
Siccome mi dicevi che la prossima volta parlerete del Gesù? No, no, non la prossima volta. La prossima volta faremo una trasmissione sulla ricerca di Dio nella filosofia. Cioè praticamente cosa è successo? Che siccome la descrizione del Dio biblico non piace ai dotti, ai sapienti, alle università, e allora hanno elaborato tutta una serie di concetti per dire che Dio esiste. No, io volevo chiedervi, scusa, dopo metto giù e vi sento per radio. Sì? Io volevo chiedervi solamente la prossima volta se fate il favore, no, di parlare dove il Cristo, il Gesù, è stato dai 12 anni ai 33 anni. Mi piacerebbe sapere questo tempo, dove l'ha passato e cosa ha fatto, dai 12 ai 33 anni. Va bene. Eh? D'accordo. D'accordo. Va bene. Grazie molte. Ciao. Ciao, vi ascolto. Sì, ecco, dicevo che la nostra vuole essere un'opera di bonifica. Da bene o male, come ambiente, intendiamo proprio anche dove viviamo, non solamente gli alberi, la natura, nel senso stretto, ma per natura intendiamo anche il posto psichico che occupiamo. E questo posto psichico è stato occupato, bene o male, inquinato, è un modo brutale, è un modo non positivo, per 1500 anni. Quindi bisogna fare dello spazio. Cioè, noi sembriamo brutali, possiamo sembrare anticlericali, non è questo che miriamo. Miriamo semplicemente a distruggere quelle impalcature per lasciare spazio, poi ognuno venga. Le sovrastrutture affinché ognuno possa ricercare la propria libertà senza paura di dover mettersi in ginocchio per forza, senza paura del castigo divino, senza paura di un inferno, di un paradiso, di qualcosa che lo opprima, senza paura di affrontare la vita, senza paura di dover, adesso il termine esatto è concentrare se stessi, che sarebbe una specie di, non bestemmia, ma l'imprecazione davanti alla vita, per riuscire a compattarsi, dire io affronto i problemi. Dio, che cos'è Dio? È una cosa dura questa, comunque, perché sì, è vero, noi vi vogliamo togliere ogni paura, però allo stesso tempo non possiamo darvi le promesse, le facili promesse, ecco, quando sarà finito, noi ti diamo il paradiso, noi ti diamo questo, noi ti diamo quello. No, nessuna paura, ma nello stesso tempo nessuna ricetta, nessun dogma, nessun dogma, nessun libro sacro. Ogni persona deve imparare a tirar fuori la forza da sé. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sempre Vittorio. Sì? Io ti richiamo perché ho ascoltato quella telefonata della ragazza di Treviso, la quale ha detto che la lettura dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento è simbolico. Ma questo lo possono dire solo le persone più intelligenti che hanno fatto degli studi, però la Chiesa Cattolica si rifiuta completamente di ammettere un discorso simbolico per quanto riguarda la Bibbia. Infatti il discorso dell'Immacolata Concezione non solo è preso alla lettera, ma è un dogma di fede, per cui chi... E non solo questo, Vittorio, anche altri, l'infallibilità del Papa ex cattedra, sì. Ecco, la discesa dello Spirito Santo. Quindi vorrei far presente a questa ragazza e a molti altri che la pensano così, che chi dubita dell'interpretazione letterale della Chiesa si mette fuori del cristianesimo e della Chiesa. Cioè, per l'Immacolata Concezione poi bisogna ricordare una cosa, Vittorio, perché molte persone sentono l'Immacolata Concezione ma collegano subito cos'è. È la verginità della Madonna dopo il parto. Come? Oltre a questo qui, l'Immacolata Concezione, c'è anche la verginità della Madonna dopo il parto. Sì, ecco, questa è un'altra, per me, clamorosa assurdità. Per cui chi dubita questo, e penso che siano molte le persone che lo dubitano, automaticamente diventano dei protestanti. Ma scusa Vittorio, non so se tu, ti do del tu, scusa. Sì. Non so se tu hai letto i giornali di ieri o dell'altro ieri, dove i teologi hanno deciso che non esiste più il limbo. Cioè, dopo 1500 anni di deduzioni hanno deciso che non esiste più il limbo. E dove sono andate a finire tutte queste animucce? Ti dico, sui giornali, nella rassegna stampa che faccio, se vuoi te lo procuro. Sì, ma vedi, questo dimostra dell'opportunismo della Chiesa, la quale cambia le carte in tavola quando la situazione storica o politica la costringe a fare certi passi, perché se non fosse per il mondo laico o per il mondo anticlericale, diciamo così, noi saremmo ancora nelle posizioni del Medioevo in cui si bruciavano le persone come te che parlano alla radio. Indubbiamente. Infatti starei molto attento agli insegnamenti di Pomponazzi, che diceva state attenti a non far la fine delle castagne. Esatto, ma io penso che se le cose cambiano un pochino torneremo a quell'epoca lì.
Poi un'altra cosa che volevo dire, ma come mai si parla di un dio della Bibbia e non è una dea invece? Mentre tutte le religioni del mondo circostante avevano una dea, noi qui abbiamo un dio che ha un figlio, mi sembra anche una religione maschilista e nemica della donna. Ecco, io metto giù, ma vorrei che mi spiegasse questa curiosità. Va bene, ciao. Senz'altro. Ciao Vittorio. Sì, ma in realtà ha ragione l'amico Vittorio. Il Dio biblico ha paura, ha un terrore folle della donna, perché la donna all'interno della specie umana ha due grosse prerogative. Prima di tutto fa figli e rigenera la propria energia, e in secondo luogo ricordiamo che la donna ha le mestruazioni, e questo la rende potente da qualsiasi tipo di assoggettamento. Potente ed impura nel Levitico. Amici miei, qui è arrivato Mario che vi toglie dagli imbarazzi. Come sempre Mario arriva puntuale come un cronometro. Comunque praticamente abbiamo finito la nostra trasmissione. Noi vi abbiamo detto cosa ne pensiamo e la lettura degli stregoni e dei pagani sul Dio biblico. Naturalmente la nostra è una posizione soggettiva, ognuno deve avere la propria posizione soggettiva, deve cercarsi le cose, deve trovarle, deve sceglierle, deve cercare quello che lui ritiene giusto, perché la verità non è un dato assoluto, la verità rappresenta il livello di libertà che una persona riesce a raggiungere, per cui esistono tante verità, una verità dietro l'altra. Ricordo che nella religione indiana esiste una figura che è la figura di Maya, che è l'illusione. Bene, gli stregoni dicono che l'illusione, bisogna togliere il velo dell'illusione, ma una volta tolto il velo dell'illusione c'è un'altra illusione. Per cui non esiste un fine del proprio cammino, esiste soltanto un cammino che deve continuare.